come fanno sempre ridere le canzoni travisate che potete segnalare a a.prevignano@dj.it. Link secondo usato, vi ricordatevi sempre. Professor Maina Gioia, Emerson Lake & Palmer, Lucky Man. Bello! Però. Da quando è diventato professore ha alzato il livello musicale. Luciano Cianosa convoca Emerson Lake & Palmer per dare alla ferale notizia. Greg Lake è fuori dal gruppo. No, verrà perché? Sostituito perché? Da Satomi dei Beehive. Perché? Indignato, Keith Emerson difende il suo cantante. Con tutto il bene per uno stimato musicista come Satomi, peraltro, interprete di una delle mie serie TV preferite, mi permetto di obiettare che questa mossa non porterà nulla di buono. Greg Lake a sua volta si sente umiliato dalla decisione e imbastisce la sua difesa. Ho venduto 40 milioni di dischi, sono il più accreditato produttore del rock progressivo, ho una mia label. Non abbandonerò mai Emerson Lake & Palmer. Okay. Luciano Cianosa mette sul tavolo 7 buoni pasto da 7,14 e prontamente Lake risponde: "Am vedi, sparisco". And ladies by the score. Li prendono dappertutto questi. And ladies by the score. Ciao, bello. Poi Max Giorgi, Joy Division, New Down Fates. Sono sempre gli stessi, però, non vale. Ian Curtis lavora tutta la settimana, si fa un culo quadrato, scrive i pezzi di Joy Division, poi lavora da commesso al Carrefour, nel weekend scarica le cassette di frutta al mercato di fondi, d'estate lavora in nero al bagno 61 prendendo 2 euro l'ora. Ah, bravo Enrico. Nel tempo libero fa edilizia acrobatica, la mattina esce alle 4 del mercoledì e del venerdì e fa i turni in acciaieria. Quando scende porta i bambini gli autoscontri, ma non per portare gli autoscontri, ma perché ci lavora gli autoscontri. Naturalmente. Così li tiene. Capirai sotto che arriva il venerdì sera che a questa parte pausa di 25 minuti totali della sua settimana vuole andare al pub con l'amico Tom Jones. Dopo 10 pinte Jones collassa, ma quando Ian Curtis se ne accorge che Jones non si è riempito il bicchiere ancora una volta, dice: "Ma è vuoto, dai cazzo, 2 birre ne vuoi?" Bene. Anche lì battendo sull'orologio, io ho 20 minuti e qui 2 birre, beve insieme lui. Thomas da Firenze, Ikimono Gakari, Bluebird, sigla di Naruto Shippuden. Queste nascondono sempre delle insidie. Pericolosa, non pericolosa. Suona il telefono di Kyo e Yoshoka, la cantante, naturalmente. Sì. Mamma, come stai? Come stai tu piuttosto? Insomma, com'è Roma? Ma guarda, sono strani i romani. In periferia allevano i cinghiali come se fossero pitbull. In centro addestrano i gabbiani come se fossero falconi. Lungo il Tevere fanno giochi acquatici con le nutrie. Poi ci sono delle buche nella strada profonde, anche 40 centimetri larghe un metro, che all'inizio pensavo fossero scavi. Invece no. Le fotografavo. E poi ci sono questi enormi parcheggi per macchine tutto intorno alla città che chiamano tangenziali. Un raccordo. Ma che curiosi questi romani. Vabbè, ma se dovessi dare un tuo giudizio su TripAdvisor, e chi ho, e risponde lapidaria: mezza città non va. Mezza città non va. Sei stata molto buona. Mezza città non va. Bella, molto bella. E tra poco torniamo con che cosa? Gaia e Margherita Vicario. Gaia e Margherita Vicario, nuovo singolo, citata da con Raffaele Gualazzi, ascoltata venerdì, ragazzi. 8:41, questa è Radio DJ. Tra poco torniamo con le canzoni intravisate. Nel cuore solamente foto di paesaggi. 844 Radio DJ, lunedì 20 giugno 2022. Come ogni lunedì erano le canzoni intravisate. Penultima puntata per quest'anno, poi venerdì 1 luglio c'è il bestone, giusto? Diciamo il best dell'anno. Però lunedì prossimo l'ultima. Lunedì prossimo l'ultima e venerdì super best. E naturalmente super best travisate anche con l'incontro, lo Speaker's Corners sabato. Sì, avremo un po' il percolato della stagione. Sì. Mi ricordate col fresco, se non sbaglio, no? Sì. Proprio freschissimo, le due. Alle 14. Alle 2. Fresco, ok, molto bene. Vai, Previ. Ripartiamo da Dario da Roma, che ci segnala Gaia Margherita Vicario, Ginga. Scorrono dei fiumi nelle mie cose, mi chiedo se mi pensi.
che è quel gioco, quello con i mattoncini, giusto? Il Jenga. Ah, quello è Jenga. Vabbè, non è originale, però non è che stiamo a studiare. Scusate. Il papà di Gaia spiega alla figlia i benefici della mobilità sostenibile: utilizzare il trasporto pubblico, ricorrere alla condivisione dei veicoli, ma anche poter usare in modo integrato vari mezzi per il percorso quotidiano in un percorso fluido, conveniente, senza ostacoli di sorta. Ecco alcuni dei comportamenti che caratterizzano la mobilità sostenibile. Papà, hai ragione, però ti vedo ingrassato. È impossibile, seguo una rigida dieta a base di sedano crudo e ciccioli fritti. Mamma mia. Ma non è che tutta sta mobilità sostenibile ti fa male, chiede Gaia. In che senso? E lei risponde: pa, ingrassi, ma è naturale se vivi in tram. E poi sali dal tram, come sai? E poi pure. Che mastichi. Max Giorgi, Cannibal Corpse, Skewered from here. Tu troppa. E che? Chris Barnes dei Six Feet Under chiama preoccupatissimo. Piccolo sottofondo. Chiama preoccupatissimo. George Fisher, perché si è perso. Oh, George, qui sta andando verso Borgo Panigale, una strada in mezzo. Insomma, ragazzi, accidempolina. Sto senza nafta. Accidempolina. Non sono tornato. Qui c'è sta scritto San Lazzaro, Casa Lecchio, Ireno, mannaggia li pescetti. Mo esco di qua, ma non so dove sto andando. Giuro una cosa, manna al manicomio, vaffanbrodo. Pensa proprio così. Meno male. Ti giuro che me ne vado a casa. Oh, questa la canna non sta. Ma perché parla così? Come faccio a ridare i soldi? Manco mi faccio dai. George, che faccio? E un paziente è sempre disponibile, George Fisher, gli dà un consiglio spassionato. Sì. Esci a Bologna e cazzi tuoi. Chiuso, no? Senza più dare l'intro. Bravo! Ma che bello, ma che bello. E sì. Poi Mickey Go, Sublime, scusate, Sublime? Santeria. Mai sentito. Era diventato un hit brevemente. Chris Martin, brevemente, una stagione. Chris Martin ama parlare ad alta voce, senza imbarazzi, dei suoi problemi di stipsi a tavola. Vabbè, insomma, attacca una pezza allucinante al cantante del Sublime, Brad Nowell, che gli aveva raccontato una volta il suo analogo problema. Ultimamente, per contrastare questo fastidioso inconveniente, mi sono fatto prescrivere dal mio dietologo una dieta rigidissima a base di formaggi fermentati, salumi piccanti, lardo, pancetta, strutto, fritture, mostarda, prugne e dolciumi elaborati a base di crema e cioccolato. Hai mai provato? Guarda, funziona. Certo. Tocca sana. Ma un preoccupato Noel gli risponde: ah no, dissenteria. I don't practice dissenteria. Onomatopeia. Sì, proprio pra, così, chiaro. Ah, così. I don't practice. Ora però che dice? Dice questo, dai. No, dice sicuramente santeria, poi non so cosa dice. Santeria. E poi finiamo con David Mill che ci segnala Metallica, Harvester of Sorrow. Beh, è stato un weekend delle Hot Chili Peppers, dai, un po' di rock, dai. Da tempo nel mondo del thrash metal circola una voce tendenziosa messa in giro disonestamente, bisogna dire, da Trio Medusa, per puro desiderio di finire sui tabloid. Sì. Cosa abbiamo detto? Che il cantante di Metallica abbia un testicolo in più. Questo è uno dei vostri grandi. Non parliamo di quelli in meno, no, di quelli in più. In più. E come sapete, una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, con una freccia dall'arco scocca. O la veloce di bocca in bocca. Invece di smentire o confermare, James Hetfield alimenta le dicerie, le cavalca. Finché Luciano Cianosa è costretto a indire. Cioè, lui dice: sono di vicino l'igno. Sì. Una conferenza stampa per chiarire queste cose. Esatto. Ma Hetfield, che sa come usare i media, dice e non dice, e l'unica cosa che rivela è: ho un mistero solo, le mie gonadi. Cioè, ha tre palle, diciamo. Tre palle. Bravo, bravi Matteo, ma bravi i nostri segnalatori.